Sai che famo? Voglio fare una cosa. Mi voglio girare due short di YouTube. Sul serio. La chat di Dario Moccia su Red Dead Redemption. Entro nei short e mi ritrovo Moccia. Ho una sorpresa per il Darione nazionale. Io non sono neanche sicuro, eh. Devo spostare la tua bustina Pokémon preferita in assoluto. Fossil. Jungle! Ma inglese. Inglese, quindi abbiamo lo Starfoil Holo. Pokémon preferito? Quella che trovo io su Snorlax. Quindi Snorlax. Allora, Eevee dell'Himeno. Vai. Execute di Arita, il cui concept di Arita, Meo di Arita, Arita Festival, Venonat di Arita. Attenzione perché quel bordino un po' più giallo mi fa ben sperare. Rayearn, Bello! Pikachu, bellissimo. Oh, non No, ci sì, no, credo. davvero Snorlax. No, se Snorlax è O è truccato. Snorlax o Wigglytuff? Ignorante! Ignorante! Porco Dio, c'hai tutte le carte che esistono nel mondo! E non ti ricordi che c'è Pidgeot dentro a Fajang? Ignorante! Mo se Pidgeot godo, porco Dio! No. Pidgeot! Vabbè, dai, dai! No, Pidgeot, vai, Grime! Non sono razzista. Ma vaffanculo, Mi dai. spiego, io non ho niente contro i cinesi, va bene? Io adoro i cinesi, li adoro. No, non è vero. No, non è vero, 2 miliardi di persone non sono così socievole, non li conosco. Ragazzi, ma che cos'è? Ma è Harry Lazza! Ma sapete cosa state guardando? Questo è un... Frate, sborra, cioè, sì, ti giuro. Cioè, letteralmente sembra quella che mi esce dal cazzo. Ho sempre tradito i miei partner. Il mio primo amore l'ho tradito perché mi sono guardata intorno e mi sono resa conto di meritare di più. Meritare più cazzi. Il mio secondo amore l'ho tradito per vendetta perché non mi cagava come volevo essere cagata. Il mio... Non sei del cibo che viene ingerito, non devi essere cagata. Terzo amore l'ho tradito perché volevo distaccarmi e ho avuto per quasi un anno una relazione parallela. Guarda te con il mio primo amore. Grazie. Finalmente ho capito perché hanno creato i macete. Allora, il primo eri tu a non meritarlo. Il secondo faceva bene a fare altro. Il terzo l'hai tradito con il primo. Che coraggio, se la tessera col decimo ti danno quell'omaggio. E vantati, cavolo! Con te spuntano le corna pure quando non si parla del diavolo. Quando ti lasciano, si chiude una porta, si apre un portone, ma poverini non ci passano. Fare come te, ma come si fa? Fai la suora, ma sei un demone. The Nun, sei incinta per il test di paternità. Fai prima mettere i tuoi ex dentro un gruppo WhatsApp. E scusa, ma non chiedo scusa. Confrontate Giuda, un uomo di fiducia. La vita di Truman, al confronto è vera. Confrontate pure Lukaku, è una bandiera. Che se è fidanzata avrà la fedina sporca. Perché con quelle mani chissà che cosa tocca. Spero che non sia come te se troverò una donna. Quindi facciamo che copiamo te, facciamo corna. Niente, sì, sciate, digli quello che te pare, ma se si mette a fare. Se si mette a scrivere un testo in 10 minuti, zio porco ti scrive a Divina Commedia. Cavolo, hai droppato un po' di pasta per terra in una, letteralmente, boh, non lo so, in una terrazza a New York. Cavolo, che perdi il cibacco. Sopra! Ma che fa? Ma che fa? Gli è partita le morte di Fortnite! No, no, ma che fa? Ma basta! Ow, Cooper, what the fuck? What are you... No, ma era la sua torta! Stupido vecchio! Wow, questo sono io se avessi avuto un frigorifero. Comunque, a pensarci adesso, ho spaccato una sedia della casa. Porco Dio, che Il pizza! Oh, fenomeno! Ha rincoglionito. Ah, imbecille. Ah, ma è il giocatore del Liverpool, mese La mia come. fine. Come ti chiami? Come ti chiami? Gabriele, quanti Gabriele. anni hai? 27. Minchia, 19, perfetto. E giochi videogiochi? Sì, ok. Sfortunatamente Ti oggi ha va di fare giocato. una partita a questo videogioco dove si simulano i problemi dei trentenni? Vai, è un videogioco molto semplice, si chiama 35. Il primo personaggio si chiama Mirko, ha 35 anni, è pugliese, Ok. è 8 anni fuori corso alla Sapienza. Mario. Tutti i soldi che gli mandano da giù li spende in acquari e per sopravvivere spaccia. Ok, se lo selezioni, lui come tutti i personaggi fa un verso, il suo verso è Mo, e allora, Il maestro!
Come ti chiami? Il maestro, se non avessi sbancato su Twitch, sì. No, se non riesci a fare la tua prima trazione, prova questo. Vedi? Boh, magna, magari. No, questi ragazzi, questi sono una droga. No, non li devo guardare. Oh! Oddio! Ah! Yeah! Oh! Oh! Sì? Oddio, li devi fare tutti? Oddio, li fai tutti? No, fratello, manca quello in mezzo. Oh. Yeah! Ok, qui che devono fare? Devo entrare due volte la pallina. Buono, first try. Ok. Come on, yes, let's go, baby. Questo non è ora, questo non è ora, ci hai messo troppo. Gianju, bentornato. Ok? Ok? Wow, that's pretty good. Che scene! Immagina fare un video su YouTube dove schianti un aereo e improvvisamente vieni condannato alla prigione federale. È stato il caso dello youtuber americano Trevor Jacob, che nel 2021 ha pubblicato un video di stunt dove si lanciava da un aereo facendolo intenzionalmente schiantare con il solo obiettivo di fare video. Tipo, a me basta chiederti gentilmente di mettermi il follow senza schiantarmi nelle Alpi, però ok. Questa cosa ovviamente è stata pericolosissima e non autorizzata, a tal punto che, oltre al ritiro della licenza di volo, è scattata un'indagine federale per occultamento dei resti dell'aereo che alla fine ha portato lo youtuber a una sentenza di 6 mesi di prigione. Chi? Ok che l'ha fatto schiantare in una foresta. Mi sembrano comunque pochi. Ad oggi Jacob è libero e ha anche caricato un video dove è felice che gli hanno ridato la licenza di volo nonostante l'errore. Peccato che la gente nei commenti non sembra essere così felice della cosa. Quasi quasi, dici per 6 mesi. Chi sposi, chi sposi, chi uccidi. Chi uccidi, chi sposi, chi scopi. Butti tutti e tre direttamente dentro Bond. Perché spawno io? Io ero omofobo. Anch'io? No, che come? Io ho paura delle persone gay. Anch'io. Non per colpa mia, per colpa di mio nonno. Vero? Perché? Verissimo, perché mio nonno chiama gli omosessuali deviati. Questa cosa è verissima. Che cioè, mio nonno etichettava qualunque manifestazione di sensibilità maschile come sintomo inequivocabile di omosessualità. Cioè, se piangevo, allora ti piacerebbe i cazzoni, eh? Nonno, ho 5 anni. Meno. Ti piace prendere nel culo, eh? Nonno, se la smetti di spingere, magari. Era grevissimo. Io ero mofo. Forte lui. Ah, lo conosce lui. Siete quello che fa finta di sbatte. Cazzo, mi fa ridere. Fortissimo, zio, un fenomeno. Oddio. No, eccola. Kevin Barr says I hope you have a good qui però, raga, è un botto piccolo. È un botto piccolo, quando fai botti incredibili, sì, è una roba allucinante. Sì, ma è bello. Banconote 500 euro, vale 550 euro. E un terzo delle banconote di tutta la comunità europea si trova. E poi passi da Tutubi. Calata imprenditoriale 44-20. Cioè, è incredibile questa roba. È un sali e scendi di emozioni. Emozione. Roller coaster. Perché valgono 550 euro? Perché non si trovano? Ed è la banconota prediletta dei narcotrafficanti. Esatto. Perché per questa spostare 1 milione di euro pesa 1,2 kg. 1 milione di euro in banconota 500 euro. Invece, per avere 1 milione di dollari ci vogliono 5 volte 1,2 kg. Quindi è la banconota meglio trasportabile. E infatti in Sud America, soprattutto in Colombia, fanno lo sconto del 20% pagando in euro, sì, anziché in dollari. Banconota 500. Questo è un magistrato fortissimo. Eccolo, eccolo! Ti prego, sbatti la capoccia. Best drag racer in town. Let me tell you. Oh shit, we're dead. I'm so sorry, kids. I'm sorry. Oh my god, we're dead. Un mostro è incredibile. C'è la perfezione. Allora, io voglio sapere stasera chi è che ha mai utilizzato Wish o che conosce Wish come sito di e-commerce? Alzi la mano. Fatti poveri qua. Ok, allora, Wish, per chi non lo conoscesse, è l'ultima frontiera del consumismo, no? È vero? Perché non è che ti vende roba che non ti serve o che usi poco, no, ti vende roba che è tecnicamente inutile. Ringrazio e io lì ci ho fatto un sacco d'acquisti. Ci ho preso un porta portafogli, 4 bulloni, 6 capelli finti,
una tessera del PD, una bambola voodoo senza potere voodoo, quindi una bambola brutta. L'ultimo acquisto che ho fatto è il dilata narici. Esiste ed è una roba meravigliosa, è tipo una biglia che te prendi e ti fili nel naso. Cristo, no? Almeno questo è quello che racconto a voi stasera. Come si chiama il posto in cui sei nata? Jack Sparrow. Mare o montagna? Mario? Qual è il tuo gusto di gelato preferito? La carota. Sarà sicuramente un buon gusto. Lavoro a Dua Lipa? Tom Cruise. In quale animale ti riconosci? Anna Montana. No, mi sembra veramente terribile dare dell'animale Anna Montana. Nome del tuo ultimo ex? Come si chiama? Ah, e ride, questa l'aveva capita. Ma perché scelgo? Quanto mi stai sul calcio da 1 a 10? Oddio, quanti ne sappiamo, Marzo? Chi è il giocatore che ha fatto più assist nella storia? Iniesta. Messi? Messi dovrebbe essere. Sì? Ok, vabbè, questa è troppo easy. Okay. Seconda, ancora più facile, la finale di Champions di quest'anno. Che cazzo ne so, City. Inter City, che anno era? Vabbè, facilissimo, Manchester City-Inter. Okay, ha vinto? Il City 1-0. Non lo so, non mi ricordo, ma ha vinto 1-0. Grande! Chi è stato il miglior capocannoniere della storia della Lazio? Immobile. Klose? O Rocchi? Immobile. Dove giocava Zola? Ma chi Zola? Zola giocava a Napoli, al Cagliari, al Chelsea. Sicuramente Klose. Piola. Silvio Piola. Che ruolo gioca Lukaku? Gioca in attacco. Grande. Ma il calcio lo segue o cosa? Però portiere. Ah, vero, cazzo, portiere. Quanto... Non lo bio il resto. Bello questi, mi fanno casare. Dai, entra. Dai. Dai, entra. Oddio. Questo lo lì. Faccio, dai. Mazzo, non lo fai mai questo. Let's go. Questo lo faccio. Let's go, ski. Ok, mo lo devi fare pure quell'altro. Sì, ma non vale. Non vale. Let's go, ski. Uno. Madonna, che culo questo, zio porco. Let's go, ski. Let's go, ski. Let's go. Let's go, ski. Centro pieno. What the? Anche questa è allucinante. Ma... Madonna, questo. Potrebbe cadere da un momento all'altro. Ah sì, quello col palloncino esploso? What the fuck? Oddio. È un barboncino. Vabbè. Ok. Quanti pensano che sia un cane abbastanza gay? Cioè, penso sia abbastanza diffusa. Cioè, io penso che se un barboncino venisse doppiato domani da Cristiano Malgioglio, nessuno si stupirebbe, no? Gli metti il guinzaglio, no? Te solo lo stato mazzo, a me non mi piace, lo sai? Se ne va via, no? Nessuno si stupisce di una cosa del genere, nessuno. Allora, il mio cane, secondo me, io non volevo un barboncino, volevo nella mia testa un cane molto eterosessuale, capito? Tipo un setter, un cane maestoso, bello, grande. Mio zio ha un setter ed è bellissimo, un setter irlandese, meraviglioso, manto lo rosso, zio è gay, palese. Fuma la pipa, suona l'arpa, beh. È lui del fisco, bellissimo. Il mio cane è un barboncino. Okay. Hi. Oh. Hi. Yo, what the fuck? Hi. What the fuck? Hi. No! Ma gli shorts. Hi. Ma che sta male? Oddio, non lo so, Marzo. Eccolo hi. Il bello. Ok, tutta gente che fai e poi fa cose strane. Ma che fa? Oh, ma ammazza che moves. Vabbè, ok. Hi. Ma...